Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, eccoci con la nostra classica pillolina mattutina tra un caffettino e l'altro per aggiornarvi un po' sui nuovi canali di dove ci potete trovare, aggiornamenti di 7 Gold e poi parleremo anche delle notizie. Buongiorno Marco, buongiorno, buongiorno. Ciao, sì, scusa, mi ero distratto con la pillolina mattutina che mi ha ricordato la dolce Uchessina. Che è esattamente questi 10 minuti, ecco, fanno quell'effetto lì. Ci siamo e allora ben ritrovata e quindi una buona giornata ovviamente agli amici di 7 Gold. Lo ricordo da subito, questo non è un appuntamento della trasmissione Casalotto, anche se siamo nel set della stessa, ma ricordo i classici invece appuntamenti che rimangono 14.30 con l'ora pomeridiana e poi la sera alle ore 20. Quindi due dirette al giorno, tranne la domenica, dove appunto andiamo non solo a commentare tante notizie, ma anche a vedere che cosa si riesce a combinare con il gioco del lotto, come sempre con estrema tranquillità. E invece qui parliamo ovviamente di alcune notizie, adesso vediamo quali, e poi andremo a vedere perché c'è anche un altro piccolo cambiamento in arrivo proprio per quanto riguarda il canale. Sapete che questi 10 minuti noiosissimi servono per giorno dopo giorno vedere e avvisarvi quale sarà appunto il cambio canale dopo lo switch off dell'ormai lontano 8 marzo. Pensavamo finisse tutto lì e invece mo siamo ad aprile, andiamo avanti. È passato del tempo. Tanto tempo, sì. No vabbè, però insomma dai, diciamo che ormai gli amici a casa, ma io credo che già il 9 o il 10 si erano messi a posto, però poi abbiamo scoperto e capito che non era proprio tutto intorno a una settimana. Ci sono dei cambiamenti che devono ancora essere fatti. Prego. Eh già, oggi puntatina dedicata ai nostri amici animali. Molto bene. Parleremo dello sguardo dei cani ed è perché è così irresistibile, e poi di una caffetteria molto particolare dove si può andare naturalmente a bere il caffè coccolando i gattini e anche adottarli. Io non posso andare. Perché sei allergico? Muoio. Per bere un caffè devo andare con una flebo al cortisone. Infatti ci ho pensato subito. Vabbè, iniziamo a parlare di cani. Vabbè, ok. Dai. Sì, no, devo stare attento a quello che dico, prego. No, dai. No, poi vai in replica tante volte, se dico una roba pesante è anche peggio. Cercherò di essere tranquillo. Ok, dai, tempo per pensare. La diretta adesso magari scappa, no? Uno poi la vedi tante volte, insomma, vabbè. Va bene. Hai tempo perché adesso parliamo di cani invece. Allora, il motivo per cui è fisiologicamente impossibile resistere alla dolcezza dei musetti canini dipende dalle caratteristiche anatomiche degli animali, che hanno fibre muscolari guidate da meccanismi simili a quelli propri della specie umana. Sono stati esaminati i muscoli mimetici, quelli utilizzati per formare le espressioni facciali. Negli esseri umani questi muscoli sono guidati da fibre che si possono contrarre e si affaticano rapidamente, per cui non è semplice mantenere la stessa espressione per un tempo prolungato. Gli scienziati hanno confrontato le fibre responsabili di queste espressioni nei campioni raccolti da lupi e cani domestici. Questo approccio ha rivelato che entrambi gli animali sono caratterizzati da muscoli a contrazione rapida, ma nei lupi la percentuale di queste fibre è significativamente inferiore. Stando a quanto emerge dalla ricerca, inoltre, gli esseri umani hanno contribuito all'espressività canina attraverso migliaia di anni di allevamento selettivo. I nostri amici a quattro zampe, spiega Burrows, hanno instaurato un legame particolare con gli esseri umani, sviluppando capacità che altri mammiferi non possiedono. I nostri risultati forniscono una comprensione più profonda del ruolo svolto dalle espressioni facciali nelle interazioni e nella comunicazione cane-uomo. In effetti sono tutti belli cucciolosi. Sì, io guardavo immagini e sono bellissimi, diciamo, proprio degli occhi. Però poi esatto, sanno anche essere cattivi, perché non è che cambia, guarda questo, cambia lo sguardo quando t'azzannano, è uguale. Con i canini fuori quindi, sì, e via. Esattamente. Beh no, stavo pensando a che cosa li rende così carini. Penso che sia proprio l'occhio tondeggiante, no? Quindi sì, Insomma sono delle palle rotonde. Ma anche il nasino un po' lì fuori. Però proprio l'occhio, perché poi sanno aggrottare, loro hanno sta roba delle sopracciglia, no? Che è l'unica roba che riescono a fare con gli occhi, infatti quando li sgridio che hanno fatto qualcosa, cambiano l'espressione. Sì, certo, non è l'espressività umana. E pensavo anche ad altri animali che invece hanno comunque degli occhi tondi, e io amo le mucche. Sì, io le mucche le trovo dolcissime, poi insomma tanto dolce, no, insomma un po' particolari. Anche il coccodrillo ha degli occhi bellissimi, però veramente non li ho mai guardati. Sì, c'ha questi occhioni. Ma ce n'è di animali che hanno, ma guarda, anche solo il panda,
che viene visto come... Sì, però è aggressivo ed sì, è cattivissimo. Cattivo, le scimmie, se tu guardi una scimmia e dici che bella, che carina, ti tira via una mano, sì. Un orso ti sbrana, però poi gli occhi ce li hanno carini, quindi insomma non bisogna troppo fidarsi di questi sguardi troppo dolci. No. Esatto, gli animali sono tutti molto teneri, molto carini, finché alcuni sono animali, quindi esatto. E a volte ecco, reagiscono come tali. Vediamo se ci sono dei cambiamenti, dai. Vediamo, allora, prima di parlare di gatti e di questo caffè, che hanno proprio deciso di fare per far adottare i gattini. Vado io con questi e tu sì. Vado? Io vado a farmi il cortisone perché dopo parliamo di gatti. Fai pure. E di tanti gatti. Allora, in Piemonte troverete 7 gol dal numero 10 e poi Lombardia al numero 13 e lo stesso vale per il Trentino e il Friuli. Il Veneto invece lo trovate 7 gol dal numero 15 e poi l'Emilia Romagna al numero 12. E poi abbiamo anche altre informazioni da darvi. Allora, le Marche al numero 15 anche loro, il Molise e l'Abruzzo al numero 78, la Puglia 84 e poi guardate che ci sono appunto delle novità in arrivo, la Calabria si aggiunge e ci troverete al numero 84 e poi dal 28 aprile in Sicilia invece ci guarderete sul numero 15. Quindi la Sicilia dovrebbe passare dal 17 al 15. Ecco, sempre migliorativo. Sì, e la Calabria invece no, perché mi sembra che eravamo al 77 e andiamo all'84. Un pelo più avanti. Insomma, beh. Esattamente. 20 aprile, okay. 28 aprile sono le nuove scadenze, siamo a quota 11 regioni, ce ne mancano ancora 9. Sì, però abbiamo capito che entro giugno in teoria dovrebbero essere più o meno tutte piazzate, gli altri ci vedono ovviamente dove ci vedevano prima. Punto. Caffetteria colombiana che accoglie gatti malati. Medellin è una città della Colombia situata tra le montagne, dove al centro del comune dei proprietari amanti degli animali hanno aperto un bar particolarissimo, la Gatoria Cat Café. In questo locale molto accogliente i clienti possono sorseggiare tè, caffè, chiacchierare mentre coccolano tanti dolcissimi gattini e possono anche adottarli, poiché i felini sono tutti in cerca di casa. I gatti di La Gatoria sono stati infatti malati, abbandonati o recuperati nel territorio colombiano da situazioni di, scusate, dopo vi dico perché sorrido, è difficile, cercano una famiglia per la vita, mentre dispensano fuse e amore ai frequentatori del caffè, sperando di fare colpo su di loro. Guarda che belle queste immagini. Carini. Questi sono ad esempio Ophelia e Shakespeare, due gatti provenienti da realtà diverse che si sono scoperti di essere anime gemelle. I due condividono la stessa cuccia e si divertono assieme con i loro giochi preferiti. Questi mici cercano un'adozione di coppia, perché sono insostituibili. I tanti ospiti dormono sereni in cesti, si accomodano sulle poltrone e sulle gambe, io penso a Marco. Sì, infatti. Ti rido perché c'ho già prurito solo all'idea. Penso peli ovunque. Diciamo che non è proprio un'idea che mi fa proprio impazzire. Guarda che addirittura puoi adottarne due. Sì, ma guarda, ma devo girare a un chilometro di distanza da un posto del genere. Una delle regole di La Gatoria Cat Café è non disturbare i mici, non costringerli ad essere accarezzati, presi in braccio, giocare se non lo desiderano. Sono loro a venire dai clienti quando vogliono dell'attenzione. Sono sicura che se tu vai in questo bar, vengono tutti da te. No, sto dicendo una parola. Sì, sicuramente. Shakespeare e Ophelia verranno da te. Stavo pensando invece, che a me un gatto mi piacerebbe tanto. C'è anche una razza che mi piace tanto. Quelli grandi? È un po' grandino, ma è quello che ha le macchie da leopardo. Ah, non ricordo mai il nome. Vero, quello mi fa impazzire, quindi lo vorrei. Vorrei fare una prova per vedere se sono allergico o meno, perché me lo comprerei più che volentieri. Io amo follemente i gatti, però mi fa un po' schifo. Ecco, il termine giusto, sta gatera qua. Io in un locale dove c'è... Ma anche no, non c'è, perdonatemi. Io perché ho un po' paura dei gatti, per quello. Vabbè, allora andiamo a mangiare per terra nel canile. Io pensavo igienicamente mi fa un po' schifo. Poi sono allergico, quindi non potrei starci in mezzo. Però io amo follemente sia i cani che i gatti. Però queste robe qua, se appunto andiamo a mangiare, facciamo un picnic nel canile. Non lo so, ecco, non la capisco, perdonatemi. Però adesso vi tirerò le ire di 4 gattare che magari stanno guardando. Però mi sembra poco igienico, punto. Sì. Finito, non ho detto abbiamo niente di grave.
No, certo. C'è un po' prurito. Ecco, va bene. Inizio a starnutire e noi dobbiamo salutare. Vi diciamo che ci vediamo questo pomeriggio 14:30 con noi di Casalotto. E ancora questa sera alle ore 20. Giusto. Grazie ancora. Ciao. Ciao.